Sono assolutamente certo che insomma, l'assessorato, la regione, insomma, la giunta stia lavorando per il benessere dei cittadini, ci mancherebbe altro, se non fosse così il dialogo sarebbe già chiuso, però il discorso che mi vede coinvolto anche nella mozione di censura presentata da Del Monte, da, noi, da me controfirmata, riguarda proprio question time che fece in aula, e se in quell'occasione l'assessore Venturi non mentì, quantomeno non fu corretto dal punto di vista formale, perché io mi baso ovviamente non su quello che sono le intenzioni, su quello che sono le dichiarazioni pubbliche, che vanno tutte bene, mi baso sugli atti. Gli atti parlano, e se mi dicono che è una commissione nascite, che non credo sia la stessa cosa della commissione salute, però sono inerenti una con l'altra, deve essere rinnovata, e non mi viene detto nel question time, ovviamente per me qualcosa non è stato detto correttamente. Qualcuno potrebbe dire che è una menzogna, ma potrebbe dire anche che è stata una non precisa risposta su quello che erano gli eventi di quel momento. Ognuno lo può interpretare come crede. Poi io sono assolutamente attento sul fatto che il problema della ristrutturazione sanitaria in regione sia un problema grosso, complesso, articolato, che vadano coinvolti gli attori che hanno diretto interesse nella gestione di questa struttura. È un sistema che prevede, tra l'altro, la maggior parte del nostro bilancio impegnato, quindi è anche una questione di riuscire a fare in modo che tutto quadri come deve. Gli attori coinvolti, lei ha parlato, Assessore, di discutere del problema nascite. Sono d'accordo con lei. Dove però? Perché noi in Commissione vediamo molto spesso i tecnici, molto poco lei. È una questione di impegni, io lo capisco, però più di un'occasione noi abbiamo chiesto audizioni all'assessorato, l'assessorato ha mandato i tecnici, quindi abbiamo anche una discreta difficoltà a parlare di queste cose, a meno che non lo facciamo con interrogazioni, non lo facciamo con articoli 30, che a volte vedono risposte, non dico inconcludenti, ma incomplete. Io mi riferisco anche all'accesso agli atti fatto dalla mia collega Piccinini, a cui non è stati inviati dei documenti che poi abbiamo saputo che invece erano nel suo possesso. Posso anche farle avere la specifica richiesta, il specifico protocollo. Ora, io rimanendo nel merito della, quindi evitando diciamo, un discorso più ampio politico su quello che possono essere le intenzioni di questa regione, di questa giunta e del suo assessorato, che ripeto, sono certo che voglio fare gli interessi dei cittadini, della salute dei cittadini. Ho imparato molto presto, questo è il mio primo ruolo in un ambito politico, quindi ho cercato di imparare velocemente, che la forma è sostanza. Quindi io non so se dire che lei abbia mentito rispondendo in questo time a me o al consigliere Torri in quell'occasione, o se semplicemente gli è sfuggito il fatto che la commissione in nascite era da rinnovare. Però è un fatto congelato nella cronistoria degli atti, non nelle dichiarazioni pubbliche, che stanno tutte bene, ma insomma non hanno, finché non sono atti ufficiali io non, su quelle non mi baso, le buone intenzioni non producono azioni se non hanno un atto collegato. Io ho visto che si stanno così identificando investimenti negli ospedali, anche a Castelnuovo Monti, lo so, tranne che nel punto nascita. Sono d'accordo con lei, lo dissi anche qui in aula, sul discorso che la sicurezza va garantita e che il problema del calo delle nascite e quindi anche dell'esperienza degli staff devono essere curati perché si possa garantire la sicurezza. Non è l'elisoccorso soccorso ovviamente H24 che può garantire una partoriente, perché partorienti, insomma, cioè, glielo dissi già allora, continuo a dirglielo già adesso, cioè, fa parte della sicurezza to cure dell'emergenza e quindi va bene, ci mancherebbe.
Il fatto però che noi rimaniamo con delle così, informazioni che non sono propriamente complete, almeno per quanto riguarda l'aspetto politico, perché noi dovremmo lavorare sul piano di riordino sanitario, chiamiamolo così, però noi in commissione, dove non abbiamo l'accesso diretto a quello su cui sta lavorando a livello delle ASL locali, dobbiamo fare gli accessi agli atti tutte le volte per sapere cosa si sta lavorando, su cosa, come e come si pensa di riformare la sanità. La chiudo perché non voglio fare, come dicevo prima, un discorso di più ampio respiro politico, perché la nostra posizione è chiara da tempo e quindi evito di fare uno spottone su quello che sono le nostre idee. Ribadisco che per me la forma è sostanza e che se una risposta viene data e viene data in modo ufficiale, in un contesto ufficiale, deve avere dati ufficiali. Tutto qui. Quindi rimango sul fatto che a mio avviso, dall'accesso agli atti fatto dal consigliere Del Monte e da quello che ne è emerso, qualcosa non ha girato correttamente. Tutto qua. Grazie.